Dal 2008, 5.000 posti di lavoro persi su 9.000, monte salari diminuito da 60 milioni a 27, sono gli impietosi numeri dell'edilizia in Molise che il presidente regionale del Lance, l'associazione dei costruttori edili che aderisce a Confindustria, Cosmo Galasso, ha letto durante gli stati generali del comparto organizzati con CGL, CISL, UIL, Cassa e Scuola Edile, ordini professionali di architetti, ingegneri, geometri, geologi, con il patrocinio del Centro di Aggiornamento e Studi sugli Appalti Gianni Spinosa. Come uscire dalla crisi è stato l'interrogativo su cui c'è stato il confronto a Campobasso al Centrum Palace, un settore, ha detto Galasso, da troppo tempo fuori dall'agenda di governo del Molise, dove è concreto il rischio che l'edilizia non esista più se si va avanti così. Non ci sono più bandi pubblici, sia per importi che per volumi è tutto fermo. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale e commerciale è tutto bloccato, le concessioni edilizie si sono abbattute dell'80%, quindi i dati sono veramente allarmanti. Occorre studiare una strategia, individuare direttrici di sviluppo, una delle quali può passare per l'edilizia. Perché risolverebbe due aspetti. Una di natura economica significa rimettere in moto il PIL di questa regione. E guardate poi l'aspetto sociale. Se io penso all'ultimo evento sismico che ha evidenziato una criticità che era sotto gli occhi di tutti quanti, un sistema viario che oramai non è più adeguato e fatiscente, con i blocchi del ponte del Liscione. Allora investire in un sistema viario significa rimettere in moto un'economia, ma significa anche risolvere un problema sociale. Gli eventi meteorici hanno fatto vedere che è collassato il territorio, frane, smottamenti, alluvioni, allagamenti. Le imprese molisane hanno lavorato per la ricostruzione, hanno un ritardo sui pagamenti di 14 mesi. Presenti all'incontro anche l'assessore regionale ai lavori pubblici Vincenzo Niro e il governatore Donato Toma. Nel momento in cui sono arrivato avevamo 55 milioni di arretrato di pagamenti sulla ricostruzione post sisma 2002. Oggi abbiamo un arretrato di 27 milioni, quindi nei primi sei mesi la risposta è stata chiara e netta, non sufficiente ancora, ma chiara e netta. Abbiamo accelerato la programmazione dei fondi comunitari, stiamo andando rapidamente verso la certificazione della spesa di questi fondi, sono fondi che vanno sul territorio e vanno anche a vantaggio dell'edilizia. Abbiamo presentato una norma anticiclica che finanzia il miglioramento sismico, abbiamo finanziato l'albergo diffuso e la microricettività per 20 milioni di euro, stiamo stringendo un accordo col Fondo Europeo degli Investimenti per creare un fondo di garanzia, sì, da sviluppare una leva finanziaria a favore delle imprese. Toma ha anche parlato di un'approvazione in giunta. Le opere da svincolare dagli avanzi amministrazione vincolati, quindi avremo investimenti per più 4 milioni e 8 quest'anno e l'anno prossimo spalmati su 5 anni.